Cibono, siamo uomini o bestie? Rispondete. Domanda è uomini. Siamo ad Africa alla fine degli anni 50, gli abitanti del paesino sono quasi tutti contadini e chiedono a gran voce una strada. Una donna è appena morta di parto perché il dottore non è riuscito a raggiungere in tempo il piccolo centro che comunque è tagliato fuori da tutto. Subito! Ma voi siete vera? Temo di sì. Sono la nuova maestra, Giulia Tedeschi. Marcello Fonte è il poeta del paese, che ne apprezza la natura selvaggia in qualche modo incorrotta. Valeria Bruni Tedeschi, l'insegnante, che vuole sottrarre all'ignoranza i bambini del paese. I contadini si ribelleranno al cattivo, interpretato da Sergio Rubini, e cercheranno di costruire da soli una strada che li colleghi con il mondo esterno. Ma le cose prenderanno una piega decisamente diversa e drammatica. Aspromonte nasce dall'idea di raccontare la terra dei nostri padri, se vogliamo, di raccontare un mondo che sembra scomparso, che però, come dire, c'ha dentro un'idea importante, che è quella di raccontare gli ultimi, ma gli ultimi non solo della Calabria, di Africa, eccetera, ma gli ultimi del mondo. Il richiamo ad Olmi e Bertolucci è evidente, il sogno di cambiare il corso degli eventi e riscattare il popolo degli ultimi suona tristemente attuale anche oggi.